Nel momento più buio tra il 2020 e il 2021, in piena emergenza Covid, i centri antiviolenza di Napoli erano chiusi o in parte inattivi. La mancanza di fondi e di programmazione si è fatta sentire soprattutto nel momento in cui è aumentata la richiesta di aiuto da parte delle donne. 4.026 procedimenti penali aperti nell'ultimo anno sul codice rosso e sono 9 le donne uccise da padri e mariti violenti in Campania nel 2021. Oggi i 5 CAV di Napoli sono stati riaperti su impulso dell'assessorato alle pari opportunità guidato da Emanuela Ferrante. Tra questi anche quello di Scampia, tra i quartieri più a rischio, dove opera da anni il Dream Team Donne in Rete. C'è un lavoro molto forte da fare, c'è un lavoro anche che ci dovete aiutare a pubblicizzarlo e a far sapere che effettivamente le donne non sono più sole. Questo deve essere, ci dobbiamo stringere tutti e far capire che effettivamente è un'era nuova, un'era si fa la politica per le donne e si fanno i servizi per le donne. La violenza domestica all'interno delle famiglie aumentate, perché poi la promiscuità, la vivere insieme 24 ore su 24 crea anche dei problemi dove c'è violenza ancora. Da oggi anche orientamento e formazione al lavoro, ma i fondi sono ancora pochi. Perché i fondi degni per i centri antiviolenza non arrivano e quindi dal governo centrale, dalla regione, devono capire che per le donne si deve investire sui centri antiviolenza. Nel momento che li accompagniamo in processi per l'avviamento al lavoro, poi dopo lavoro non ce n'è, quindi non hanno l'autonomia economica per uscire da tutto questo.